Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video su Dragon Ball Legends. Oggi video abbastanza particolare perché sulla falsariga di quello che vi feci uscire qualche settimana prima dell'anniversario dedicato a Gogeta Super Saiyan di quarto livello, oggi siamo qui con il video dedicato invece a Goku Ultra Istinto o Mastered Ultra Instinct. Attenzione però, ci tengo a specificare una cosa importantissima. Se per quel video davo quasi per scontata l'uscita di Gogeta Super Saiyan di quarto livello e quindi vi preparavo sia a livello di hype e sia a livello di tutto il resto, insomma ci immedesimavamo anche all'interno di quel giochino nel creare il concept di Gogeta quarto, che poi sì, sarebbe uscito effettivamente qualche settimana dopo, a sto giro invece non è questo video una preparazione tra virgolette per il Black Friday. In che senso? Non è questo un video dedicato a Goku Ultra Istinto che uscirà al Black Friday, ma è semplicemente un concept, un video in cui cerchiamo di capire quale sarà il moveset di Goku Ultra Istinto, come sarà strutturato Goku Ultra Istinto, ma a prescindere, in Dragon Ball Legends, a prescindere dal periodo. Detto questo, io vi invito a fare anche un'altra cosa prima di iniziare. Vi invito a dare un'occhiata al video proprio che dedicai a Gogeta Super Saiyan di quarto livello prima della sua uscita. Magari se me ne ricordo ve lo lascio nelle schede alla fine di questo video. Date assolutamente uno sguardo a quel video qualche mese dopo, insomma, ormai dalla sua uscita, perché ritroverete, ma veramente tantissime cose che in quel momento, ragazzi, effettivamente erano soltanto speculazioni per quanto mi riguarda, e avevamo beccato tantissime cose, cioè avevamo beccato addirittura a momenti quali sarebbero stati in realtà i due temi dell'anniversario, le varie carte, il fatto che avesse cover change praticamente sia su Strike che su Blast, quindi praticamente quasi su tutto. Insomma, andatevi a vedere quel video, la Z-Ability, Saiyan, GT, Fusion. Veramente, andatevelo a recuperare perché vi farete delle risate, fidatevi, vi farete delle risate e vedrete quante cose sono state effettivamente confermate poi. Detto questo, ragazzi, partiamo immediatamente a questo punto. Quali sono le informazioni che senza manco che ce lo mostrino, ce lo rivelino, noi sappiamo? Sappiamo che sicuramente proverrà dall'episodio Universe Survivor Saga il personaggio, e da qui non si scappa. Sappiamo che i suoi tag saranno sicuramente Son Family, Saiyan, God Ki, insomma, praticamente sarà di base lo stesso identico personaggio che noi abbiamo con Goku Ultra Istinto Omen, non avrebbe senso differenziarlo da quello lì. E poi mi sono prodigato nella possibile creazione di un nuovo tag, come è stato in passato per Powerful Opponent, che lo ricorderete, era un tag che non esisteva minimamente e che poi è stato aggiunto a tutti i grandi nemici di Dragon Ball successivamente. Per quale motivo ho voluto inserire questo tag rappresentanti dell'universo 7? Considerando che, attenzione, probabilmente non sarà così, cioè nel senso non verrà inserito questo tag. Però per quale motivo l'ho inserito? Nel caso in cui questo personaggio alla sua uscita dovesse essere una Ultra. Perché ricordiamolo, le Ultra, oltre ad avere Z-Ability e tutto il resto, insomma, oltre ad essere carte normali, posseggono anche, rispetto a tutte le altre, la Ultra-Ability. Ora, la Ultra-Ability, secondo me, o sarà legata strettamente a coloro che fanno parte della Universe Rival Saga, o a questo punto fossi in loro, fossi negli sviluppatori, sia per limitare un po' il personaggio e sia per non rendere questo PG praticamente linkabile a livello di Ultra Ability con chiunque, perché non avrebbe senso secondo me, io fossi in loro aggiungerei ad esempio un tag a tutti i partecipanti del torneo del potere dell'universo 7 e farei in modo ad esempio che Goku attivi delle parti o comunque delle percentuali della sua Ultra Ability tramite proprio la presenza dei rappresentanti dell'universo 7 insieme a lui. Non abbiamo altro, però qui iniziamo con le mie prediction. Ad esempio, come type, secondo me, a sto giro, anche per differenziarlo, altrimenti in altro range, onestamente, proprio no, opterei più per il melee. Mentre, per quanto riguarda il colore, opterei invece per il blu. Allora, in God Ki manderebbe finalmente in pensione Vegito Blu, e secondo me ci starebbe anche dopo 2 anni come cosa, dopo quasi 2 anni in realtà, facciamo così, dopo 1 anno e mezzo. Mentre per quanto riguarda Universe Rival Saga, ricordiamo che noi la scelta
po' più basata sulle strike, no, in realtà nemmeno. Ma comunque la scelta che ad oggi abbiamo all'interno, per l'appunto, dell'USS di colore blu è Jiren Extreme, che per quanto possa essere un personaggio veramente ottimo, comunque secondo me ci starebbe rimpiazzarlo con la scelta pullabile, e signori che scelta. Quindi opterei per il colore blu. E quindi, come vi dicevo prima, Z-Ability, che in teoria dovrebbe essere identica a quella dell'Omen, immagino, quindi Universo della Saga, Saiyan e God Ki, mentre riguardo la Ultra Ability, nel caso dovesse essere Ultra, io spero e credo di no, ma nel caso dovesse essere Ultra, potrebbero fare, questa è soltanto un'idea, potrebbero inserire il tag rappresentante dell'Universo 7 e buffare il personaggio proprio tramite i rappresentanti, in modo da limitarlo anche un pochino, anche perché io spero e immagino che questo qui arrivi e spacchi veramente tutto. Andiamo poi a vedere un attimino il kit, o meglio, quali potrebbero essere le carte, eccetera, e vi renderete conto che effettivamente questo PG potrebbe essere molto pericoloso, estremamente pericoloso. Infatti, cover change su tutto. Come preventivai su Gogeta e come è stato effettivamente cover change sia sulle strike che sulle blast, come lo possiede anche Goku Omen, e voi ragazzi dovete considerare comunque che Goku Ultra Istinto non si differenzia più di tanto da Goku Omen, è un potenziamento dell'Omen, è un mastered dell'Omen, ok? Quindi differenziare, distaccare i personaggi di tantissimo non ha senso, anche Dokkan ad esempio non l'ha mai fatto. Con due personaggi, sia l'Omen che l'Ultra Istinto, veramente che vanno quasi di pari passo, evasioni e tutto il resto, quindi non avrebbe senso. Detto questo, cover change su tutto, però questa volta voglio provarci, su tutto ma comprese SM, non ci credo, non voglio crederci che noi ad oggi abbiamo come personaggio che letteralmente evade tutto tranne alcune cose, abbiamo soltanto Bojack, non ci voglio credere, Bojack viola, quindi voglio riprovarci, lo provai a fare già con Gogeta se non sbaglio, e voglio dire che Goku Ultra Istinto potrebbe avere il cover change su tutto, quindi Blast, Strike ed SM. Perché dico questa cosa? Vi farò passare ovviamente dei filmatini a schermo, purtroppo ragazzi ve li faccio passare un pochino non opacizzati, nel senso un po' trasparenti, perché vorrei evitare problemi di copyright, sono sincero. Cioè, oddio, problemi di copyright no, però potrebbero darmi qualche piccolo problemino al video, quindi ve li mostro in questo modo. Perché dico questo? Perché comunque Goku Ultra Istinto, a parte le incredibili evasioni sui pugni, sulle blast e tutto il resto che già abbiamo visto con l'Omen, soprattutto il Mastered è uno che anche evade delle supreme. Abbiamo visto ad esempio durante il torneo del potere proprio Goku Ultra Istinto, nel momento in cui si trasforma, nel momento in cui passa in Mastered, tra virgolette, in realtà nel momento in cui passa in Ultra Istinto, evitare proprio una, quella che è la special move in realtà di Jiren, se vogliamo dirla tutta, insomma quella mossa incredibile di colore rosso che lui addirittura, in cui ci passa in mezzo e addirittura fa scoppiare come se nulla fosse. Quindi per me ci starebbe assolutamente inserire un cover change alla Bojack. Sarebbe troppo sbroccato? Probabilmente sì, soprattutto se gli fanno un kit incredibile. Ma ragazzi, io spero onestamente che questo personaggio, soprattutto se dovesse essere la prima ultra pullabile, spero lo facciano veramente improponibile, inaffrontabile. Io ci godrei onestamente, poi non so voi. Unique Gauge, qui non mi voglio sbilanciare, perché dobbiamo sempre seguire comunque la strada tracciata dall'Omen. L'Omen effettivamente aveva lo Unique Gauge ed evadeva tantissimo. Questo qui avrebbe senso riproporlo con Unique Gauge con evasioni. Avrebbe tantissimo senso soprattutto basandoci anche sull'anime. Ribadisco, come evadeva l'Omen, evade tranquillamente anche l'Ultra Istinto Mastered. Anzi, Jiren va ancora più in difficoltà nel momento in cui, prima di passare a full power, prova ad attaccare Goku e vede che comunque gli viene evaso praticamente qualsiasi colpo. Quindi avrebbe senso sì, ma ai fini del gioco vedremo se comunque si sbilanceranno anche su questo. Possibilità di revive. Allora, anche qui, come con lo Unique Gauge, potrebbe aver senso, ma come specifico qui potrebbe essere eccessivamente sbroccato. Ragazzi, perché se fanno sto personaggio ovviamente con cover change su tutto, gli mettono pure lo Unique Gauge, gli fanno un kit comunque forte immagino, e gli mettono pure la revive, sto coso veramente inizia ad essere più che inaffrontabile, immortale, impossibile proprio da approcciarsi già solo nel matchup. Però
potrebbe avere anche senso questa cosa, visto che rifacendoci a Dokkan, ad esempio, il personaggio possiede effettivamente, è stato in realtà il primo personaggio a possedere la meccanica di revive, insieme a Vegeta, insieme a qualche altro personaggio tipo Roshi, eccetera. Quindi ha introdotto letteralmente la meccanica di revive nel gioco. E anche all'interno dell'anime, per l'appunto, effettivamente noi vediamo un Goku ultra istinto rialzarsi da quello che sembrava essere un vero e proprio KO. Quindi potrebbe aver senso, stando alla canonicità dell'anime, ma a livello di gioco bisognerà vedere se comunque si sbilanceranno. Iniziamo con le strike. Voglio sbilanciarmi anche in qui, ci voglio provare. Per me questo personaggio deve assolutamente avere la Blast Armor nelle sue strike. Oltretutto melee e va benissimo, ma devono mettergli la Blast Armor, perché questo qui è un mago dell'evasione, lo sappiamo benissimo. Ma soprattutto, ragazzi, passa talmente tante di quelle volte nei diciamo nelle blast, tra virgolette, di Jiren. Vi ho fatto anche l'esempio della SM che ci passa direttamente in mezzo. Quindi per me avrebbe tantissimo senso farcelo passare anche all'interno delle blast. Blast standard non avrebbe senso cambiarle, mentre per quanto riguarda, o meglio potrebbero cambiare il colore magari, però per il resto le blast dovrebbero essere standard, a meno che non si inventino qualche nuova meccanica anche su queste. La verde è molto importante, perché a me piace tantissimo avere personaggi con la verde ad area, quindi alla Goku Ultra Istinto Omen. Mi farebbe tantissimo piacere avere, per l'appunto, una verde quasi similissima a quella che c'ha Goku Ultra Istinto Omen. Però d'altra parte, andando a riguardare un pochino quello che è stato Goku Ultra Istinto Master, ed onestamente io non riesco a trovare un momento in cui ci possa essere la possibilità di inserire una verde ad area, non l'ho proprio trovato. A differenza invece di una possibile verde con counter sulle strike, ad esempio, come la possiede proprio, per dirvi, o Gogeta Blu oppure Super Gogeta Red. Infatti vi mostrerò anche un piccolo filmatino, di sicuro in sovraimpressione, dove Goku Ultra Istinto effettivamente proprio blocca le strike di Jiren, come se passasse in mezzo, bloccasse, counterasse le strike di Jiren, i pugni di Jiren, e anzi addirittura risponde a questi pugni. Insomma, vi farò vedere sicuramente il filmatino, o ve l'avrò fatto già vedere. Vi renderete conto di quanto effettivamente, sia come animazione sia come gestione della verde, ci potrebbe stare effettivamente questa cosa. Anche se io non le amo alla follia queste tipologie di verdi, tipo counter sulle strike, sono molto difficili da far entrare, indubbiamente. Io preferisco sempre tutta la vita quelle lì sulle blast, onesto. Ci potrebbe anche stare, ci potrebbe anche stare quella lì. Come special move ho deciso di voler optare, nonostante il type melee, ho deciso di voler optare su una semplice Kamehameha, visto che lui comunque almeno una o due volte ce la mostra all'interno, per l'appunto, della battaglia con Jiren. Onestamente ci starebbe. Ci starebbe anche per non rilegare il personaggio soltanto all'essere melee, allora devi per forza di cose lanciarti anche con la SM e tutto il resto. Già avremmo l'ultimate, che comunque si lancerebbe con Blast Armor e tutto il resto, e quindi secondo me non avrebbe troppo senso. Una bella Kamehameha in SM ci starebbe al top. Mentre per quanto riguarda l'ultimate, avremmo... Vi faccio vedere sempre i filmati, ragazzi, nel frattempo. Starete vedendo di sicuro tutti i filmati che vi avrò aggiunto in editing, per rendervi ancora meglio l'idea del personaggio. Come ultimate abbiamo doppia possibilità, anzi tripla possibilità in realtà. Beh, ovviamente la ultimate senza alcun LF, quindi ho deciso di inserire praticamente quella sorta di pugno volante che dà a Jiren, ok? Questa per quanto riguarda la no LF, il pugno che alla fine poi si conclude con Jiren che finisce spalle al muro. Per quanto riguarda invece quella che potrebbe essere magari una possibile legendary finish, anche se poi dovremmo vedere sempre se si tratterà di ultra eccetera, magari potrebbe essere la prima ultra con legendary finish, staremo a vedere. Per quanto riguarda la LF, ho deciso di voler inserire due possibilità. La prima è legare il pugno volante con l'ulteriore pugno iconico, a questo punto diventato veramente iconico anche a livello proprio di immagine visiva, di Goku Ultra Istinto a Jiren. Bellissimo veramente, quello sarebbe fantastico. Oltretutto con tanto di windscreen, magari ve lo lascio a schermo, ve l'ho lasciato nella LF con pugno o nella LF con Kamehameha.
Mentre per l'appunto l'altra variante sarebbe sempre il pugno volante con Jiren al muro, ma con Kamehameha finale, quindi con Goku il 3 istinto che parte, fa partire questa Kamehameha, distrugge il personaggio e poi alla fine c'è sempre questa windscreen di Goku il 3 istinto che guarda dall'alto verso il basso il personaggio, che lì in quel caso era Jiren, che era stato messo veramente KO, cioè lì Goku stava veramente soltanto per finirlo. Poi sappiamo tutti come è andato a finire, però insomma, questo è per me, ragazzi, il personaggio di Goku il 3 istinto, come potrebbe essere un giorno, ok? Non dico al Black Friday, poi sarà il Black Friday, staremo a vedere. Ma un giorno, secondo me, Goku il 3 istinto potrebbero farlo in questo modo. Voglio sapere assolutamente la vostra, voglio sapere se avreste cambiato qualcosa rispetto al mio concept. Quindi, mi raccomando, vi invito a lasciare un mi piace, se questo video vi è piaciuto un commento, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, condividete questo video, recuperatevi magari il video di Gogeta, giusto per farvi un'idea. E ci vediamo appuntamento, come al solito, ad un prossimo video.